Allora, effettivamente come ti ho detto, cioè io sono abbastanza malato per certe cose, nel senso che scelgo i libri in base all'umore del momento, nel senso che non è che quella settimana mi piacciono i libri d'amore, è difficile, e la settimana dopo mi piacciono i libri di guerra, diciamo, ce l'ho un filo conduttore, però vado un po' random, scarico di qui, scarico di là. E quindi poi alla fine faccio solo casino, leggo 5 libri per volta, non mi ricordo più, finisco, ricomincio, faccio confusione, uno mi dice, ma hai letto quel libro lì? Non lo so, invece l'avevo letto. Però quando ho incontrato il tuo libro, quando tu me l'hai mandato, effettivamente non mi è piaciuto il titolo e dopo lo diremo perché, però è una roba personale. E mi è piaciuto tantissimo. Allora, innanzitutto siamo qua con Claudio Loreto, ti ringrazio tanto, Claudio, veramente. Grazie a te. E che ci siamo sentiti per questo libro stranissimo che lui chiama, che ha chiamato, che ha pubblicato, che si chiama Liquirizia. È un libro che non c'entra niente con la liquirizia ed è un libro incredibile, perché è una storia d'amore e di guerra scritta da un uomo, e questa è una cosa molto particolare. Allora, Claudio, innanzitutto raccontaci un attimino, senza spoilerare, perché vogliamo due o tre cose, che cosa ti ha spinto e questo libro. Allora, sì, il titolo è un po', diciamo, insolito, senz'altro per un racconto di guerra. E deriva il suo nome da uno dei protagonisti minori, diciamo, della vicenda, che è un orsacchiotto di peluche, l'orsacchiotto che fin da bambina aiuta la soldatessa Tania a vincere la paura del sonno. La soldatessa quindi lo porta con sé. Tanto più che, diciamo, poi svolge il ruolo di cecchina durante il corso della guerra, lo porta con sé dentro il proprio zaino durante i suoi appostamenti. Diciamo, avevo il desiderio di immaginare, diciamo, la possibilità del nascere di un forte sentimento tra un soldato e una soldatessa nemici. Il nascere di un qualcosa che fosse più forte, diciamo, delle circostanze avverse, che fosse più forte degli odi, che fosse più forte delle ideologie contrapposte. E perché questo si potesse realizzare avevo bisogno di un contesto particolare. Premetto che io sono molto appassionato di storia contemporanea, in particolare di prima e seconda guerra mondiale, e quindi lo scenario ideale in cui poter impiantare una trama che portasse, diciamo, a questo obiettivo l'ho trovato nella città di Stalingrado. Quindi ho raccontato la battaglia di Stalingrado, amo forse con un po' di presunzione definire il mio racconto un romanzo storico, perché ha una cornice storica, le vicende nel quale è impiantata la storia, diciamo, di fantasia sono tutte reali, quindi raccontate in maniera storica. E lo scenario Stalingrado perché? Perché lì si è combattuto corpo a corpo, si è combattuto stanza per stanza e quindi era il posto ideale dove poter fare incontrare, mettere a stretto contatto due avversari, due nemici. In questo caso abbiamo Giuliano, il soldato italiano, e Tania, la soldatessa russa. E quindi questo incontro dovuto, diciamo, alla vicenda bellica li porta, diciamo, a confrontare, a incontrarsi, a scontrare, un incontro-scontro, ecco, scontro-incontro, e da lì, vabbè, poi ora io non racconto la trama, ecco, si sviluppa, nasce questa vicenda sentimentale tra questi due ragazzi, perché sono tutti e due entrambi giovanissimi. Allora, io non sono abituato a fare complimenti e non faccio complimenti, ma lui scrive veramente bene e vorrei sottolineare che scrive quasi come Alessandro Barbero, che secondo me è una roba fantasmagorica. Ma soprattutto perché la scrittura è semplice in un argomento difficilissimo ed è veramente bravo, ripeto. E poi il libro va avanti bello spedito. È strano che un uomo, ripeto, scriva una storia d'amore, poi scritta in questo senso è molto bella, quindi abbraccia un pubblico molteplice. Tu devi sapere che, anzi forse ne avevamo già parlato, che io sono convinto che queste cose nella realtà avvenivano perché mio padre ha fatto la campagna di Russia e ha avuto una relazione con una donna che viveva una isba vicino ai campi di concentramento dove lui stava. Quindi ci sono queste cose sono veritiere, quindi non hai ovviamente romanzato questa cosa, ma effettivamente sono cose che succedevano durante la guerra, anche perché ci si richiede di stare, il cuore vuole una sua parte in momenti di tragedia, e quindi questo. Però tu non sei nuovo a tutto questo, perché hai scritto, c'è un precedente a questo, un altro libro che
aveva un'impronta simile, però si ambientava in un altro momento. Sì, in realtà dice quello di Quirizia è il quarto lavoro che io, diciamo, ho scritto. Il penultimo, che ho intitolato I segreti di Sarinkot, anche quello è un romanzo, quindi con uno sfondo, diciamo, di realtà, in cui anche lì ho inserito una vicenda, diciamo, sentimentale del protagonista, di tenore un po' diverso ovviamente da quello di Giuliana e Tania. Il penultimo si svolge in Afghanistan, e anche lì vengono, diciamo, riportate le reali vicende belliche affrontate dal secondo reggimento alpini della divisione taurinense. Quindi si parte, descrivo, diciamo, un'introduzione in cui si riesce a far capire che cos'era l'Afghanistan, come si è sviluppata, diciamo, sviluppata la storia dell'Afghanistan dall'Ottocento ai giorni nostri, fino ad arrivare appunto alla tragedia delle Torri Gemelle, all'invasione dell'Afghanistan sul mandato ONU, e quindi dell'intervento anche del contingente italiano. Contingente italiano che alternava le proprie truppe ogni semestre con un reparto diverso. E io ho preso quello del un semestre del 2010 che appunto era riferito alla taurinense. Quindi come sfondo ho riportato le vicende, gli episodi veramente accaduti, i combattimenti e altro genere di attività che hanno svolto gli alpini in quel semestre lì. E lì ho inserito appunto anche lì una storia di fantasia di un capitano che con il suo lince viene mandato, diciamo, a svolgere una missione tutta particolare e da cui, insomma, ecco, poi anche lì non vado oltre, non voglio spoilerare, come si suol dire, ecco. Allora, quello che parliamo di Querizia è effettivamente più leggibile per tutti, perché c'è meno storia e più romanzo, se mi permetto di dire questo. Mentre invece in quello dell'Afghanistan io lo preferisco perché è veramente narrato bene, devo dire, sinceramente, anzi è anche più lungo, è narrato veramente, cioè si vede che c'è non più ricerca, ma c'è una scelta differente. Capisco che Querizia ha avuto sicuramente più successo rispetto a quello sull'Afghanistan, perché quell'altro effettivamente richiede una conoscenza storica anche maggiore. Afghanistan è stata la tomba dei russi, è stata la tomba degli americani, nel senso che non ne sono venuti fuori, e quindi capisci queste cose. Però per il pubblico, diciamo, di tutti, non dico la massa, Querizia piace molto, perché poi ci sono anche degli agganci, diciamo, che si rifanno un attimino, dico, alla vita, come nasce Sanremo, sai, tutte quelle cose lì, giusto? Non è vero? Sì, diciamo, contiene anche lì dei legami e delle coincidenze, chiamiamole così, dei colpi di scena, insomma, molto particolari. Ecco, io volevo dire un'altra cosa. Ricordiamoci che Claudio non è che una mattina si è alzato, lui ha scritto per delle riviste, e voleva fare il giornalista, poi anch'io volevo fare l'astronauta, poi purtroppo, però da bambino anch'io l'astronauta, ecco, il sogno comune. Non so se te l'ho mai raccontato un giorno, voglio farti vivere su questa cosa. Un giorno era a scuola e sai, la maestra chiama e dice: tu che cosa vuoi fare, tu cosa vuoi fare? Tutti dicono pompiere, sai, tutte queste cose qui, e tu, Giampaolo, cosa vuoi fare? E io ho detto: voglio fare lo spacciatore di droga. Silenzio. Ma io mi vedevo già tipo uomo del monte, capito, bianco con la catena d'oro, capito? Allora, questa cosa effettivamente ha messo molto di imbarazzo la mia famiglia, troppo di imbarazzo, devo dire. Ma non mio padre, perché mio padre se ne fregava, mi ha dato un sacco di botte, mi ha risolto un problema così. Ma però, insomma, però quindi da lì sono saltato all'astronauta, vabbè, comunque purtroppo non ho fatto nessuno dei due. Oggi preferirei aver fatto lo spacciatore. Vabbè, comunque, a parte questo particolare, allora, quindi lui dopo ha preso un'altra carriera. Ma si vede che hai questa impronta, perché raccontaci un attimino perché il giornalista. Ma era una passione che mi era un desiderio, diciamo, una passione che sentivo, diciamo, svilupparsi dentro di me al liceo. Infatti io poi mi volevo addirittura
diventare un corrispondente di guerra. Ecco perché poi nei romanzi c'è sempre questo riferimento, diciamo, a contesti comunque bellici. E quindi, diciamo, spinto da questo, chiamiamolo tra virgolette, sogno, mi iscrissi alla facoltà di scienze politiche, indirizzo storico giornalistico. E quando mi sono iscritto era nel 79, quindi avevo iniziato il mio ciclo di studi nel novembre 79, a dicembre di quello stesso anno ci fu l'invasione sovietica dell'Afghanistan. E io da allora ho seguito proprio sistematicamente diciamo quello che è avvenuto da quell'anno in poi in quel lontanissimo e poverissimo paese con tanta passione, ed era diciamo anche lì un forte mio desiderio poterci andare, e devo dire che negli anni immediatamente successivi avevo imbastito qualcosa per andare ad aggregarmi a un gruppo di mujahidini che avevano base in Pakistan, a Peshawar, e poi diciamo sconfinare al loro seguito e poter diciamo così raccontare qualcosa delle loro vicende. Poi ovviamente la cosa non se ne fece niente, anche perché al di là di tutte le problematiche amministrative, insomma, cioè era una questione ahimè, economica, e ovviamente io mio padre non mi ha assolutamente supportato in questa idea, per cui è finita lì, però mi ha lasciato questo un po' di cose di rammarico, ecco perché io poi ho continuato a seguirle, poi ho voluto sfogare questo mio bisogno di Afghanistan con quel penultimo racconto di cui si è parlato prima. E poi ho intrapreso tutt'altra attività, sono ahimè finito miseramente dietro una scrivania di banca, però non mi ha mai lasciato la passione di scrivere, così ho avuto parecchi contatti con giornali quotidiani, settimanali, riviste, e ho scritto per loro articoli di vario genere, però in particolare appunto di storia e di politica estera. L'ho fatto per una decina d'anni, poi ho abbandonato per dedicarmi all'altra mia grande passione che è lo sport. Io ho praticato per moltissimi anni a buon livello il canottaggio, e poi mi sono dato anche all'alpinismo, e quindi avevo un attimo accantonato diciamo questa passione per la scrittura per dedicarmi a tempo pieno anche a livello dirigenziale a queste altre attività. Tant'è poi il fuoco dentro rimane, prima o poi, no? Sotto c'è sempre le braccia, non si spengono mai, è ritornata, però ho detto, ma questa volta proviamo un attimino a sfogare questa mia passione in maniera diversa, e così ho provato a darmi alla narrativa, ecco, non so con quali risultati, per carità, però comunque per me è un gioco, è un divertimento, quindi va bene così. Allora, voglio dirti due cose che rifacciamoci. Allora, innanzitutto sei dietro la scrivania, ma Salgari o Salgari, che si dica, sì, non so come si dice, non è mai andato in giro. No, non era. È andato in giro. Però è morto pazzo. Questo l'ho letto, no? Non è il caso nostro, però è morto fuori di testa. Mi pare che sia morto perché era fuori di testa anche con la moglie, roba del genere. Beh, questo non è difficile senza essere Salgari o Salgari. E poi l'altra cosa, che le famiglie, che ti dico, io non ho figli, tu sì, certe volte ovviamente tarpano giustamente o in modo errato le nostre scelte, tutti noi siamo stati vittima. Ma a parte tutto questo, una frase un giorno quando ci siamo incontrati la prima volta mi hai detto, un libro deve essere letto. Ok, tu non hai mai avuto, Claudio, il problema di farti pubblicare i tuoi libri. Raccontaci un attimino perché. No, io ripeto, ho iniziato così per prova, per tornare per riprendere la penna in mano dopo tanto tempo, e quindi i primi due miei lavori me li sono autopubblicati, perché onestamente non ho neanche pensato seriamente di proporli a qualcuno. La prima era una raccolta di racconti, alcuni dei quali appunto tra l'altro andavano molto indietro negli anni, li ho raccolti più che altro per non perderli. E poi li ho diciamo condensati in un volume che ho dato poi ad amici, parenti, conoscenti. Poi ne ho pubblicato un secondo, anche questo, ripeto, così, senza pensieri di lancio, mettiamola così. Poi quando ho il terzo ho detto, ma facciamo un attimo la prova. Ho detto, provare non costa niente, vediamo se può interessare, ma più che altro è stata una curiosità all'inizio, se può interessare a qualche editore. Così l'ho mandato un po' in giro, e poi la scelta è caduta su un editore, questo parliamo del penultimo lavoro, quello sull'Afghanistan, su un editore qui di Genova. E quindi
diciamo, sono andato avanti con lui, abbiamo pubblicato questo bel libro, nel senso ben impaginato, ben, devo dire proprio ben fatto da parte dell'editore, una bella grafica. E per il quarto l'ho di nuovo, allora, diciamo, confortato da questo risultato, anche il quarto l'ho fatto girare un po', l'ho inviato a varie case editrici, si sono offerte in 7, diciamo, erano interessati alla pubblicazione, e io poi ho scelto la Leucotea di Sanremo, forse per un fatto scaramantico anche, tra le altre cose, perché lì la vicenda nasce a Sanremo e il protagonista è di Sanremo. E quindi, vabbè, ho detto, allora è capitato che proprio questo Sanremo fosse tra quelli che si erano dichiarati disponibili alla pubblicazione, allora ho scelto di... Tra l'altro sono una casa editrice piccola, ma molto attiva, molto... partecipa a molti eventi, a molte fiere, però sì, non ho avuto difficoltà, diciamo, ad avere un riscontro positivo, ecco. Sin dalla prima volta, dal precedente che avevo provato a darlo così in visione a varie case editrici. Quindi direi che bisogna sempre provare, ecco, come ho provato io. È giusto che si provi, più che altro per soddisfazione personale, per vedere che riscontro c'è da parte, diciamo, delle case editrici, cercando ovviamente non quelle a pagamento, ecco, perché il problema è che per i piccoli gli autori sconosciuti, quelli cosiddetti autori emergenti, c'è il problema comunque di essere considerati, di farsi accettare da una casa editrice non a pagamento, perché sono tante quelle che sono disponibili, diciamo, a dare alla stampa il lavoro del proponente, però impegnandolo a versare una quota, ad acquistare anche quantitativi non indifferenti di volumi. E io, ad esempio, nella prima volta a diverse case editrici l'ho mandato, ce n'è stata qualcuno che a pagamento che mi ha risposto che si era dichiarata favorevole, però mi aveva chiesto, insomma, importi non indifferenti. Io ovviamente non ho accettato. Allora, devo farti ancora due domande che penso che siano interessanti per il pubblico che ci guarderà. E che dovrei comprare il libro, ovviamente, questo non si discute. Allora, una bella cosa che abbiamo parlato, è interessante ovviamente il cartaceo, perché le librerie devono ricevere i libri, questo è assolutamente importante. Ma la cosa molto bella è che tu non disdegni neanche le biblioteche, e quindi è una cosa... che mi piacque molto, fra cui penso anche il digitale. La biblioteca è molto importante, che si dica, perché fanno parte i gruppi di lettura, la gente diffonde, c'è tutto un mondo intorno a questo, e che io conosco bene perché frequento vari gruppi di lettura, e quindi sento che c'è una risonanza, la gente legge, si passa i libri, si passa i consigli, questa è una cosa molto importante che voglio dirlo a tutti, e tu non lo disdegni, fra cui, se non mi ricordo male, neanche il digitale, giusto? No, il digitale, allora, il penultimo è stato anche prodotto in forma digitale. L'ultimo, Liquirizia, dovrebbe diventare un ebook nei prossimi mesi, perché era stata una precisa scelta dell'editore, che poi ho saputo che non è, diciamo, è una linea abbastanza condivisa dalle case editrici, soprattutto, diciamo, quelle medio-piccole. Cioè si lancia dapprima il cartaceo e si aspetta qualche mese prima di poi lanciare sul, chiamiamolo, il mercato, il prodotto anche in versione digitale. Questo mi ha spiegato l'editore, per non cannibalizzare, questo è il termine che ha usato, il cartaceo. E ora sono passati diversi mesi, ahimè, ora, data purtroppo la situazione che si è venuta a creare, averlo già avuto pronto anche in forma digitale in questo momento sarebbe tornato particolarmente utile. Io infatti ho sentito l'editore una decina di giorni fa, mi hanno detto che stanno cercando di accelerare i tempi. È una scelta che non prevedeva, diciamo, questo scenario. In questa circostanza sarebbe stato senz'altro prezioso averlo pronto prima, ecco, se non in contemporanea, comunque immediatamente dopo. No, assolutamente, io preferisco il cartaceo, a me piace averlo materialmente in mano, poter sfogliare le pagine, tornarci sopra, però mi rendo anche conto che, insomma, i tempi cambiano, c'è uno sviluppo tecnologico, ci sono anche persone che magari per problemi di spazio, per problemi anche economici, per problemi di praticità soprattutto, preferiscono anche avere, diciamo, avercelo in forma digitale, ne raccolgono tanti in pochissimo, diciamo, spazio virtuale,
E questo senz'altro ha i suoi vantaggi, non lo metto in dubbio. E io sono della vecchia, ormai sono un po' anzianotto, quindi rimango legato, però capisco che indubbiamente abbia i suoi aspetti positivi il digitale, e probabilmente, anche se in Italia non ha preso ancora molto piede, però immagino che pian piano la fetta di mercato dell'ebook tenda a crescere. Allora, io sono abbonato a Kindle Unlimited, ovviamente, ho la biblioteca di Milano, che dà anche in formato elettronico, che in formato cartaceo, e chi più ha, chi mi manda, così. Però, perché io non conservo i libri, se li compro, li regalo, oppure li do in beneficenza. Quindi, è la mia scelta, perché non ho spazio praticamente, capisci? Non mi, ecco. Però non mi piace leggere su digitale, devo essere sincero, perché nonostante che abbia due Kindle, è una roba che non mi piace. Cioè, ci riscarico in questo momento, li guardo così, però non ho il gusto. Ma proprio per tornare al gusto, cosa c'è dopo questo che dopo l'inquirizia? No, al momento niente. Almeno, diciamo, io scrivo soltanto quando così di punto in bianco mi salta in mente un'idea, e allora io dico sempre, quando queste idee mi saltano in mente come fuochi d'artificio, cioè mi viene l'idea, mi si dipana in un attimo la trama che devo raccontare, prendo carta e penna, perché io scrivo categoricamente a mano, e butto giù la storia, tranne poi tornarci, correggerla un attimino, e a volte poi tra l'altro queste reazioni non capisco più niente, correggi, e devo ricostruire poi, diciamo, il pezzo che sono andato a toccare. Dopodiché lo riporto al computer, però la bozza la butto assolutamente giù a mano. E devo dire che la cosa mi viene molto fluida, molto di getto. E quindi potrebbe passare magari ora un mese, due mesi, potrebbe passare un anno, potrei anche non scrivere più, non lo so. Io ripeto, lo faccio per divertimento, quindi nel momento in cui effettivamente ho qualcosa in testa, allora lo faccio. Se non mi balena niente in mente, niente, me ne sto tranquillo, da prima o poi qualcosa verrà. Io mi volevo riallacciare invece al tuo discorso delle biblioteche. Io ritengo importantissimo il ruolo delle biblioteche. E quindi io con piacere ho dato i miei volumi a diverse biblioteche sul territorio nazionale. L'ultimo, tra l'altro, era Cremona, che era chiusa. Però hanno ricevuto i volumi, li hanno già messi nel loro catalogo. Tra l'altro quella di Cremona è una biblioteca molto importante, lavora in collegamento anche quella con di Brescia. E dare la possibilità a chi è ovviamente interessato di poter anche prendere il libro gratuitamente, non necessariamente acquistarlo, perché non tutti possono permettersi di acquistare i volumi. Quindi è giusto che ci siano anche, diciamo, delle fasce di lettori che abbiano l'opportunità comunque di accedere alla lettura. Tieni anche conto che c'è forse un fattore anche un po', tra virgolette, egoistico, nel senso che prima o poi i libri escono dalla circolazione, soprattutto questi delle piccole, no? E medie case editrici, cioè è difficile che abbiano delle ristampe, e invece, diciamo, in biblioteca comunque rimangono custoditi lì, conservati, quindi sempre disponibili. Giusto, questa cosa è molto bella, non è egoistica, è anche una forma di conservazione del discernere, dello scritto, perché come, torniamo alla frase che mi hai detto, il libro deve essere letto. Questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, quindi che lo leggono a pagamento, essenzialmente lo scrittore deve essere letto, questa è la cosa più importante. Ed è bello quello che fai, perché tu scrivi a mano, tu lo sai che, almeno la prima stesura, scrivere è la vera linea di demarcazione che c'è fra noi praticamente e le scimmie, diciamo, è una delle grandi linee di demarcazione, perché scrivere, il movimento dello scrivere, al di là dell'apprendimento della lingua, implica circa il 25% del cervello. Infatti, le persone che hanno problemi di Alzheimer o problemi di vecchiaia, la prima cosa che fanno è smettono di scrivere, poi smettono di leggere, perché hanno la prima cosa. Quindi scrivere tiene allenato il cervello. Infatti molte volte i segni, scrivere col PC porta a una certa forma di distrofia nella scrittura normale, che uno non capisce quello che scrive. Questo
è molto bello, ti tiene giovane questa cosa qui, perché scrivere ti aiuta, mentre scrivi pensi e le parole prendono forma, col PC molto meno, ecco, questo devo, quindi tutto ciò ti rende effettivamente onore, anche perché giustamente abbiamo tutti i capelli bianchi, io non li ho, ce li ho, ma non si vedono, almeno ci sono nascosti, sto lontano dalla camera. Comunque, voglio dire questo, l'importante è leggere e comprare questo libro, soprattutto questi libri, tutte e due, ecco, che voi vedrete qui sopra pressione, avrete tutti i vostri riferimenti per poterli prendere, acquistare, vedere, prendere contatto anche eventualmente con Claudio. Allora, l'importante è capire che ci sono pochi uomini che scrivono libri di guerra e racconti d'amore, questa è una cosa molto importante, e non sono, io non leggo racconti d'amore. Questa è una cosa molto importante, perché sarò anaffettivo, come si dice, ma a me non piace. Però questo mi è piaciuto, perché c'è tutta una roba, anche l'elemento, dico l'ultima cosa che me la sono segnata, perché è la mia, momento di svolta del racconto di Querite quando crolla la scala. Giusto? Giusto. Dico giusto, mi sono decisamente. Decisamente, sì. Decisamente questo è un evento importantissimo, perché da lì, dalle cose banali che sembrano una tragedia, nascono le cose belle, l'amore. Giusto? Esatto, esattamente. Perché poi la realtà supera sempre la fantasia, dico io. Quindi... La realtà supera sempre... Quando noi guardiamo i libri di fantascienza, o leggiamo i libri di fantascienza, guardiamo la fantascienza, effettivamente la realtà è ancora peggio o ancora meglio, o sarà ancora più in evoluzione queste cose. Quindi mai come questo libro, proprio da questo momento scaturisce la nostra passione, il desiderio di stare vicino a qualcuno che ci vuole bene anche in un momento di tragedia. Ok, questa è una cosa molto, Claudio, sei bravissimo. Io spero che tutti ci compreranno, tutti ci leggeranno, tutti ci ameranno, e soprattutto continuo, non lasciamo perdere questa roba qui. Guarda, io ti ringrazio tantissimo del tempo che mi hai voluto dedicare, e ringrazio anche chi ci ha voluto ascoltare per la pazienza che hanno avuto, e spero sì di poter, me lo auguro, di poter avere di nuovo qualche guizzo e, diciamo, continuare questo mio, a coltivare questo... questo mio lato strano, diciamo, bancario, allora, strano. Bancario strano, facciamo questa marchetta, comprate assolutamente Claudio Loreto, assolutamente, mi piace fare marchette di questo tipo, devo essere sincero, Claudio Loreto, perché è un bel libro, puoi scrivere per il piacere di scrivere, soprattutto come dovrebbe essere sempre. Assolutamente sì, grazie a te allora. Un abbraccio. Ciao.